Ammetto che sono un po' emozionate, non... Prego, signori, accomodatevi, ci sono molte sedie libere, potete tranquillamente accomodarvi per seguire, diciamo, l'argomento un po' particolare, ostico, però cercheremo di renderlo quanto più semplice possibile, perché abbiamo dei bravissimi relatori che ci illustreranno il progetto, ci parleranno della blockchain. Dunque, noi siamo qui, abbiamo organizzato questo evento perché qualche mese fa mi è venuta un'idea, diciamo un'illuminazione, se così possiamo definirla. Venendo da piccolo in quest'area, vedevo ogni giorno praticamente la mia città venire un attimino, come dire, scansata, cioè non presa in considerazione per quanto riguarda i beni che teniamo intorno. Io stesso pochissime volte sono venuto nell'anfiteatro, nel Mitreo. Penso che abbiamo dei beni veramente, cioè, di una rilevanza mondiale, che purtroppo, mi diceva la mia carissima amica Eleonora, che è venuta direttamente dall'Inghilterra a presentarci la sua idea, il suo progetto, che sarà integrato con CAPU, che non mi devo rammaricare di questa cosa, che un po' in tutta Italia così, anche forse in qualche parte del mondo. Va bene, non mi dilungo, il discorso è questo qua, cioè l'argomento è questo. Noi praticamente utilizzeremo una tecnologia che è innovativa, che si chiama blockchain, che poi durante questo piccolo convegno, che vi premetto che durerà massimo 40 minuti, perciò state tranquilli, discuteremo, vi faremo analizzare come viene applicata. L'idea è quella là di utilizzare questa blockchain, che in effetti è un database decentralizzato, al cui interno praticamente saranno caricate informazioni di carattere archeologico, perché noi utilizzeremo il nostro supporto informatico, la nostra tecnologia, per dare, diciamo, ecco qua, supporto per creare un qualcosa di innovativo a livello mondiale, perché parliamo di una cosa che non esiste al mondo, e la stiamo facendo partire da questa città, e per me è una grande soddisfazione. In questa stessa blockchain praticamente svilupperemo un applicativo che sarà utilizzato dalla gente comune, che non gli interessa la coin, non gli interessa il cryptocoin, non gli interessa il bitcoin, come database informativo tipo Google, no? Noi andiamo su Google a cercare qualsiasi informazione. Bene, sulla blockchain archeologica sarà fatta la stessa cosa. Chiunque vuole informazioni, l'idea è quella, chiunque cerca qualche informazione relativa a qualche reperto archeologico, non solo reperto archeologico, anche un monumento, una qualsiasi, diciamo, struttura di carattere che ha più di 100 anni, diciamo, se va bene così, praticamente farà questa ricerca, cercherà praticamente, chiederà alla blockchain questo tipo di informazione, e automaticamente l'informazione praticamente sarà data con diversi risultati, data, luogo, data di inserimento. In più applicheremo delle tecnologie, diciamo, innovative, quelle della realtà virtuale, casco virtuale. In più inseriremo anche un file in 3D, non il famoso 3D come render che uno può girarla intorno, ma proprio il file in 3D per scaricare questa siamo un po' di musica, però va bene, ci sta. E questo file in 3D che praticamente può essere stampato a casa, il reperto ovviamente con i permessi dovuti, perché poi non tutto è stampabile, o addirittura diciamo non tutto si può inserire sulla blockchain. Poi casomai Eleonora su questo ci farà un po' ci chiarirà un po' le idee. Vi faccio solo un esempio che mi viene in mente. Pensate ad Aleppo in Siria, che è stata recentemente bombardata e rasa al suolo. Bene, se ci fosse stata la blockchain archeologica, non dico che Aleppo sarebbe ancora in piedi, perché purtroppo alle bombe non c'è rimedio,
ma comunque c'è una mappa, diciamo, di quello che era il luogo, di quello che erano i ricordi, di quello che era, diciamo, Aleppo stesso. Oggi c'è stato, l'altro giorno c'è stato un decesso in una cappella di Firenze, non mi ricordo bene qual è il luogo esatto, mi chiedo scusa, e il giorno precedente si è staccato un pezzo di un capitello, praticamente ha ucciso un turista purtroppo, e il giornalista che ha scritto, diciamo, l'articolo, e in effetti si lamentava del fatto che non esisteva un database per poter riprodurre, ripristinare lo stato dei luoghi, cioè in quel caso il capitello, perché non abbiamo, cioè praticamente a livello mondiale non è nulla di mappato, anche perché i motivi sono tanti e comunque, ripeto, Eleonora, sicuramente insieme a Grant, che sono i due archeologi che abbiamo nel team, vi spiegheranno in modo molto, non dico dettagliato perché tempo non c'è, però cercheranno di farci capire, diciamo, il tutto. Comunque, per concludere, CAPU, il progetto CAPU non è una semplice moneta. La forma moneta serve semplicemente per supportarci, perché noi non chiediamo, non andiamo in giro, abbiamo un po' invertito i ruoli. In genere quando si crea un progetto, quando si crea una startup, si chiedono dei fondi, no? Alla regione, non so, allo Stato centrale, all'Europa. Noi in questo caso non chiediamo fondi, ma siamo noi che portiamo la tecnologia direttamente nelle università, nei ministeri, cercheremo di portarlo. Scusate un attimo E ovviamente cercheremo di portare questa tecnologia all'interno delle università, chi lo capirà ovviamente, non è che è detto che per forza ci sarà, diciamo, ci accoglieranno con le braccia aperte, senza un euro, cioè noi andiamo lì. Abbiamo i nostri, cioè il sistema stesso si autofinanzia perché CAFU andrà sul mercato del cryptocoin, poi questo è un altro argomento che tratteremo in un altro incontro, andrà sul mercato dei cryptocoin e praticamente ci avrà una sorta di autofinanziamento, cioè non ci sarà bisogno di fondi esterni. Va bene, passo la parola ad Alessandro, che è un nostro. Fa parte del team, il nostro community manager, lui si è occupato della parte di marketing. Solo questo volevo dirvi, in tutto ciò, tutto quello che sto dicendo non è una semplice idea visionaria, ma è tutto funzionante, ok? Se andate sul sito di Capo, lì ci sono tutti i link, diciamo manca la parte 2 che il nostro buon Giovanni poi vi spiegherà. La parte 2 è quella là dell'interfaccia per poter inserire i famosi dati archeologici, però quella là ci siamo presi un anno di tempo, se leggete sul nostro white paper, che chi non ce l'ha sta sul tavolo, casomai le nostre ragazze sicuramente vi daranno, lì praticamente si è scritto che noi nel 2018 creeremo questo supporto per poter fare in modo che i dati vengano accettati dalla blockchain. Faremo un'ulteriore innovazione, perché non solo abbiamo coniato il termine blockchain archeologica a livello mondiale, ma faremo un'ulteriore integrazione perché fino ad oggi non esiste nessuna blockchain che praticamente riesce a ricevere dati come quelli là classici che noi siamo abituati ad inserire, no? Nome, cognome, via, indirizzo, cioè una famosa shell, no? Dove si inseriscono dati per poter poi chiedere informazioni. Niente, penso che ho concluso con questa. Passo direttamente il microfono ad Alessandro, lui vi spiegherà un po' più a grandi linee, in pochi minuti, il sistema di funzionamento del DCAPU, del DPOS. Grazie, Martino prima diceva una parola fondamentale, decentralizzazione. Che cosa vuol dire? Questo sistema che a Martino è venuto in mente per la tutela e per la conservazione di dati archeologici si basa su una piattaforma, una base che è molto particolare ed è una tecnologia all'avanguardia che si chiama blockchain. Ci sono vari sistemi per garantire alla base di esistere questa, parlo per chi insomma non ha mai sentito parlare di blockchain e criptovalute, questa sorta di substrato in cui si possono immagazzinare, preservare e proteggere i dati archeologici del database archeologico, come prima Martino vi spiegava. Ci sono vari metodi.
alcuni abbastanza dispendiosi in termini di energia e di utilizzo di hardware, come per esempio succede per alcune valute, tra cui il Bitcoin, che forse è la più famosa. Il Bitcoin, per proteggere delle transazioni o per proteggere dei dati scambiati e per validarli, utilizza un hardware molto costoso. Servono molti investimenti e molta energia per garantire le transazioni e per permettere al sistema di funzionare. E questo sistema si chiama Proof of Work. Noi utilizziamo un altro sistema che è leggermente differente, si chiama Delegate Proof of Stake. Il Proof of Stake è un sistema che non si basa sull'utilizzo di hardware dispendioso e di consumo energetico, e con alto consumo energetico, ma si basa su un sistema di decentralizzazione legato a dei nodi. Voi immaginate di caricare un sito web su internet. Lo caricate di solito su un server. Un server è un'entità fissa, fisica, che permette ai vostri dati di rimanere online. Se il server per qualche motivo si spenge, viene distrutto, i vostri dati vengono irrimediabilmente compromessi. Immaginate invece che questi dati siano condivisi da un numero grosso o comunque rilevante di server, che noi chiameremo nodi, e che in qualche modo riescono a reggere e a mantenere questa rete attiva. Se un nodo si spenge per qualsiasi motivo, gli altri nodi sostengono la rete. Allora, il sistema Delegate Proof of Stake garantisce una condivisione di dati e una protezione dei dati, proprio perché il substrato è decentralizzato, vuol dire che è garantito il funzionamento da tanti nodi. Quindi per buttare giù la rete bisognerebbe paradossalmente eliminare tutti quanti i nodi. Questi nodi sono gestiti da dei delegati, delle persone fisiche, come me, come Martino, come alcuni ragazzi lì davanti, che fisicamente mantengono in piedi un computer o un server sempre acceso, che processa informazioni e che valida le transazioni che stanno avvenendo. Queste transazioni servono, come dicevo prima, a mantenere la rete attiva. Noi utilizziamo un sistema di 51 delegati sparsi in giro per il mondo, che mantengono il sistema attivo. Come vengono scelti questi delegati? Con un processo democratico di votazione. Facciamo un esempio. Stefano, in prima fila, alza la mano Stefano, eccolo qua, è un nostro delegato. Se Stefano vuole fare il delegato, deve avere l'autorizzazione di tutti noi. Verifichiamo che lui sia una persona valida, in grado di mantenere il nodo sempre attivo, e che sia una persona degna di fiducia per il sistema. E questa cosa si fa tramite una votazione. Ad esempio, come ti chiami? Sì, Maria Grazia possiede la valuta CAPU, che è la valuta che è alla base di questo sistema, e ne possiede 10.000 CAPU, mentre invece Sara ne possiede 100.000. Nel momento in cui Sara e Maria Grazia votano Stefano, perché lo reputano una persona valida, Stefano sale nella graduatoria dei delegati e può arrivare tra i 51 forgianti. Questo garantisce che le persone che votino siano persone che sono scelte dal sistema, sono scelte da altre persone. Perché è importante fare questa operazione democratica, che può avvenire in diversi modi? Perché questi 51 delegati si dividono l'onere di validare le transazioni, e questo è quello che protegge il sistema. Il sistema che noi usiamo si chiama, è un sistema che prende le mosse da un altro progetto, si chiama ARC, che è molto veloce.
ci sono progetti, altri progetti che usano il delegate proof of stake, ma che hanno per esempio 101 delegati, 201 delegati. Il nostro sistema processa un blocco, si dice, vuol dire che garantisce una validazione della transazione in circa 8 secondi, quindi è molto veloce. La parola chiave che deve rimanere da questo intervento, insomma, che è anche abbastanza limitato, è il termine decentralizzazione. Questa parola governerà internet per i prossimi anni. Noi ci stiamo spostando dai sistemi centralizzati ai sistemi decentralizzati ed è possibile, come vedete, utilizzare questa tecnologia per guidare dei progetti che siano virtuosi come quello di Capu. Se avete domande, non so se è il momento di farle, altrimenti passerei la parola a Giovanni, che ci spiegherà un po' più nello specifico qual è l'applicazione sul progetto di questa di questo sistema. Buonasera a tutti, io sono Giovanni, dev core di Capu, e volevo spiegarvi, se Alessandro vi ha spiegato la parte di valuta, di come appunto abbiamo sviluppato una valuta, Martino ha ideato e gli abbiamo dato una mano a sviluppare una valuta per l'archeologia, io cercherò di spiegarvi come registrare i reperti e come consultare i reperti all'interno di questo grande database che verrà chiamato, che per ora è chiamato Diana, l'altra faccia della medaglia di Capu. E, come ha detto già Alessandro, la parola è decentralizzazione. Cosa significa decentralizzazione? Significa che il reperto, l'anfora o la moneta o il reperto archeologico che viene trovato non verrà registrato su di un server unico, ma verrà registrato su tutta la rete, quindi su tutti i nodi di questa rete Capu Diana, perché ci saranno due reti, una rete di valore che sarà appunto Capu e una rete di reperti archeologici che sarà Diana. Saranno due reti parallele e che appunto verranno replicate su tutti i nodi e permetteranno la registrazione e la consultazione dei reperti archeologici trovati in siti autorizzati da università e da enti, la registrazione su tutti i nodi. Perdonate se parlo a braccio, ma mi hanno avvisato mezz'ora fa che devo introdurre la parte tecnica. E, la parola appunto, come ha detto giustamente, correttamente Alessandro, è decentralizzazione. Appunto, quale sarà il primo step di Diana? Il primo step di Diana sarà di offrire una piattaforma per la registrazione e la consultazione dei reperti archeologici, come spero vi dirà più in maniera precisa Eleonora, che parlerà dopo di me, anzi per la quale spero che sia, se non è già andata in angolo spritz a bere un prosecco. Eleonora, se ci sei. Ok, come vi spiegherà meglio Eleonora, i reperti archeologici non c'è uno standard de facto al momento per la registrazione dei reperti archeologici, ma ogni università, ogni ente registra i reperti mettendo delle note, magari il colore piuttosto che il fine di utilizzo di questo reperto, e in seguito l'archeologo che verrà dopo riguarderà le note dell'archeologo che c'è stato prima e ne trarrà beneficio da questo. La parola è appunto decentralizzazione e su come verranno registrati. Io lascerei la parola a Eleonora, che magari vi può spiegare meglio come il processo di registrazione e catalogazione dei reperti avviene, perché appunto il Capu 2.0, cioè la blockchain Diana archeologica, è qualcosa che siamo ancora allo stadio embrionale.
I progetti simili di database decentralizzati sono allo stadio di test, andranno in produzione a fine 2018, quindi la tecnologia è ancora allo stadio embrionale e le informazioni che appunto a mia disposizione sono ancora molto limitate. Certo, ovviamente. Questa collaborazione devo anticipare che è nata, anzi noi siamo partiti non solo dall'Inghilterra ma dal Giappone, quindi abbiamo fatto una conferenza in Giappone in cui abbiamo un gruppo di archeologi seduti attorno a un tavolino del pub. Più vicino, forse. Sentite? Adesso va meglio? Sì. Quindi un gruppo di archeologi seduti attorno al tavolino del bar, parlavamo del più del meno e dicevamo sarebbe fantastico se avessimo una blockchain per gli archeologi. E così abbiamo cercato, tornati in Inghilterra, e abbiamo trovato Martino. Quindi il gruppo di archeologi incontra il gruppo quelli che stanno, gli sviluppatori tecnologici, e abbiamo detto dobbiamo assolutamente collaborare, perché noi ovviamente non sappiamo tanto di questa tecnologia, ma ci fidiamo totalmente di voi e siamo sicuri che abbiamo le chiavi per aprire le porte dell'archeologia all'avanzamento tecnologico. E così è nata un po' questa collaborazione. Abbiamo deciso di comprimere la presentazione in due, quindi ci presenteremo, quindi sono io e Grant. Io ovviamente sono un'italiana in prestito all'Inghilterra, così come mi piace definirmi, non sono una migrante e non sono un cervello in fuga, sono in prestito, tornerò, non so quando però tornerò, sono qua oggi per collaborare e parlare un po' dell'archeologia che abbiamo in Italia e nel mondo, quindi portare un po' di Italia ovunque, quindi non sono stata strappata alla terra. Se posso? Video? No, next slide. Quindi questo è un po' il mio background, quindi ho fatto l'università a Bologna in conservazione, poi mi sono trasferita in Inghilterra per fare un master, sto facendo un dottorato. Bologna tra parentesi è pari, che è? No, è BA undergraduate, che è poi la triennale. Quindi ho fatto la mia triennale a Bologna. Pensavo a Bari. No. Non la Bologna di Bari, la Bologna dell'Emilia. Il master in archeologia in Inghilterra, poi sono rimasta a fare il dottorato, quindi io mi occupo di comunità, quindi il mio interesse è come l'identità culturale delle comunità può essere tramandato di generazione in generazione e come possiamo formare le future generazioni che andranno un po' dappertutto. Non solo nei ministeri, nei fornai, quelli che voteranno nel futuro, quelli che saranno quelli che proteggeranno la nostra identità culturale in futuro, un po' come abbiamo fatto, bene o male che sia, con il nostro passato. Speriamo. Sono qua per questo. Ho lavorato un po' ovunque, in tanti continenti, in tante realtà diverse, quindi da comunità indigene, alla comunità di Fiumicino attorno al porto, quindi un po' svariati in svariati contesti, ma quello che mi interessa sono i dati, quindi come possiamo proteggere questi dati e come possiamo tramandare questi dati non solo alle nuove generazioni ma anche ai non archeologi, che questo è un po' il problema un po' più grande che abbiamo. Ora lascio la parola a Grant e poi vedrete, farò un po' da traduttrice, quindi Grant parla solo in inglese. Next slide. Next slide. Hi, glad to be here tonight. Ciao. my name's Grant Cox. Bravo! Hey. Now it's a problem for you. I did my undergraduate at the University of Southampton in the UK, and then continued on to do a Master's in Science in Archaeological Computing, focusing on 3D reconstructions, CGI, animation, and working with projects to try and recreate archaeology virtually. After that, I did a 2-year placement working full-time on the Portus project, which is based in Fiumicino, under the lecturer Simon Key, who allowed me to basically learn the technology as I was working on the project and apply it in a much broader sense. And then in 2013, I opened my own commercial company, and I've been creating CGI for museums,
documentaries and many different applications ever since. And for the past 7 years that's what I've been doing and still continue to do. Traduzione velocissima. Quindi vabbè, lui è inglese, nato sud di Londra, è rimasto in Inghilterra, quindi si è fermato lì la formazione, alla triennale e al master, e ha lavorato per l'università e con il Portus Project, quindi in collaborazione con la sovrintendenza comunque del comune di Ostia e Roma, e la sua specializzazione è nella ricostruzione di immagini 3D, quindi simulazioni per musei. Quindi ha aperto la sua ditta che lavora nel 3D non solo per i musei, ma anche per, non so, ha fatto lavori per l'Expo, quindi quando sono stato a Milano, quindi ha fatto lavori di ricostruzione, ma soprattutto per i beni culturali, quindi tutto quello che è immagini che vedete ai musei, ma anche anzi vi facciamo vedere, se fai partire il video, che abbiamo un video un minuto, così vedete, è più facile da vedere. Sì. Questo è un sito in Turchia, questa è la Bermuda, quindi una nave medievale che hanno affogato di là. Next slide. Nope, next one. Okay. So, something that we wanted to talk to you about today is just really the integration of new technology into archaeology. This is a quote from Maurizio Forte, who is an Italian archaeologist now living abroad in America. And effectively, he's just saying that technology moves quickly, much quicker than often heritage can adopt. And that doesn't necessarily mean that heritage and archaeology is always using the best technology for the job. They're using the technology that they're most familiar with or that they've invested into. So it takes a lot of negotiation to get these tools integrated. And although we have something in Kapu that could be revolutionary, we need to make sure that there's communication and negotiation to get these processes adopted. Volevamo iniziare questa presentazione con questa è una frase che è un docente italiano che adesso vive all'estero negli Stati Uniti e spiega le difficoltà delle scienze umanistiche, dove la tecnologia effettivamente è un po' lenta a essere assunta. I cambiamenti non sono repentini, quindi ci vuole del tempo. E quindi una delle cose con cui vogliamo partire è sì, Kapu per noi, ci crediamo veramente, è sicuramente una tecnologia che può cambiare e rivoluzionare il mondo dell'archeologia, ma potrebbe essere che ci mettiamo un paio d'anni, ci mettiamo un po' a farla capire, apprezzare da tutti, ed è perché solitamente cosa succede? Con il fatto che il cambiamento è così lento, si tende sempre a utilizzare quella tecnologia che conosciamo meglio, quindi quella tecnologia che solitamente si impara mentre si studia a scuola e all'università. Quindi finché non abbiamo questa tecnologia conosciuta un po' dappertutto, ci si metterà un po' a farla apprezzare e capire, ma questo non toglie che sia una delle cose di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo sicuramente lottare per continuare ad implementare, portarla in giro nel mondo e nelle case, tra amici e parenti. Excellent. So, the majority of my work is being the public face for lots of different specialisms within archaeology. That means bringing together lots of expertise, making those people communicate, and then presenting their work and their research together
in a way that the public understands. And I see a lot of links between the work that I do and CAPU, because CAPU is aiming to do a similar thing using new technology to bring people together, to make them communicate, and to come up with new workflows and ways that they can talk to each other. And then by doing this, try to create a resource that the public can understand and use going forward. Quindi quello che lui fa nel suo lavoro è partire, creare immagini come questa, e in cui tu, ovviamente voi che guardate questa immagine vedete solo l'immagine finale, ma non vedete tutto il lavoro che c'è di team e di gruppi di lavoro diversi che si mettono assieme e creano piccoli progetti per creare una visione ancora più grande. Quindi quello che lui vede in capo è qualcosa di simile, quindi partendo e facendo tanti piccoli progetti che poi abbiano una visione molto più grande e che possano connettere realtà diverse, per far sì che tutti possano usufruire di un prodotto finale, quindi tutti possano accedere al prodotto finale, quindi collegando tutto quello che c'è dietro. Next slide. So, whilst this image is a central point of reference, behind it lies a lot of work that isn't seen, and the politics behind that work is often overlooked by many people, and this is very reminiscent of what I've seen around this area, speaking to the Cardatello team about their work and how they're trying to create a macro and micro project that includes all levels of different projects, talking to each other and communicating. Quindi partendo dall'immagine prima, prossima slide, che è la traduzione in italiano. Quindi partendo dall'immagine prima, come vedete, è stato ogni area ha un team diverso che ha lavorato su quell'area guardando quel particolare, quindi ad esempio c'era il team inglese italiano che ha lavorato su un'area, quello francese un altro, la collaborazione di specialisti per esempio quando si parlava della navigazione romana. E allo stesso modo, come vedete, è un ecosistema che all'interno ha dei microsistemi, un po' come quello che abbiamo imparato parlando con il team che ha lavorato su Cardatello. Quindi tutte queste micro realtà che messe assieme poi creano questa immagine finale ancora più grande che è a disposizione poi di tutti. L'informazione più completa. Certo. Tutto va a formare l'informazione più grande, però quando vai nello specifico poi c'è una ricerca dietro, quindi c'è un micro progetto che è tutto collegato perché era una visione ancora più complessiva del progetto, dell'area di scavo, dello studio. Next slide. So, archaeology has a great amount of data and it isn't necessarily linear. There are different interpretations, there's uncertainty in that data. There are different levels of confidence in different theories, and this changes all the time through research, through reflexive study. So here you can see different versions of the same building, and all of these are open to be presented. Quindi l'archeologia si basa su una quantità enorme di dati che vengono tutti studiati e non sono lineari, quindi le decisioni che vengono prese per varie motivazioni fino a creare l'immagine finale. Quindi se prendiamo un'immagine finale a riferimento ci sono tante possibilità che sono che possono essere, sono probabili, ma quella che vedete alla fine è la più probabile di tutti, che è basata ovviamente sulla la conoscenza della materia, del soggetto, dei reperti che sono stati trovati, delle fonti, quindi tutto completa un quadro ancora più grande che poi ci dà l'informazione più probabile. E la cosa importante per noi è documentare tutte le fasi di pensiero che sono andate a creare il pensiero finale, perché ovviamente tutte queste, quindi ogni volta è come avere questo schema dove ogni volta decidi se andare a destra o a sinistra e c'è una motivazione per cui tu prendi destra o sinistra. Quindi se tu tracci la mappa di perché hai preso quella decisione è molto più facile tornare indietro e cambiare direzione quando trovi una campagna di scavo che trova per esempio un'informazione diversa, un po' come qua quando è stato ritrovato poi l'anfiteatro più piccolo, no? Quindi il fatto che non si vede inizialmente non vuol dire che non ci sia. Next slide. So this slide shows what you might expect to see from inside of a museum display. But behind it lies a lot of criticism and work and negotiation. Next slide.
Okay, then, yeah. So this is the actual work in progress critique of some of that work for that building, and it's an example of using specialist expertise and input to inform interpretation. And this can show the thought processes, and we are hopeful that technology like Kapu can document this in the future and help to make this more visible, because it's something that still in archaeology isn't perhaps as visible as it should be, or deemed as important as perhaps the process really is. Quindi tornando indietro un attimo nell'immagine, non ti preoccupare, non devi andare indietro, però l'immagine che abbiamo mostrato prima è l'immagine che voi trovereste in un museo. Normalmente si trova un'immagine di quel tipo. Ovviamente quella è l'immagine finale di un processo, come ad esempio questo processo è durato circa 6 mesi, in cui l'immagine iniziale, questa, era stata mandata a un team di esperti che hanno messo dei commenti. Quindi se vai avanti, no? Ho tradotto i commenti. Quindi commentavano, non so, sull'angolazione dei tetti, sulle finestre, facendo riferimenti a altre opere simili che potevano darci un'idea di come potevano essere. E queste sono delle informazioni che sono indispensabili poi per creare il prodotto finale. E queste sono le cose che cui noi crediamo Kapu possa darci una mano. Quindi fare in modo che queste informazioni e questi processi decisionali non vengano persi, perché sono parte che non è solo l'oggetto per sé, ma anche la costruzione della ricostruzione dell'oggetto. So for me as an archaeologist, the reasons that Kapu could be potentially useful is that sometimes data gets lost, especially in the constructive process. There are many instances of collections that are hidden in museums. They just don't have the space to show them. I'm working on a project with the Ashmolean Museum where 80% of the statues are in storage, and it's very expensive to move them. It's very time consuming to do it. So they're just not accessible to the public. So being able to document them and show them would be very powerful. Also, to communicate through the blockchain, it has the potential to open up areas of heritage that can be then governed with defined rules. And this in itself is a very useful tool. And then it offers tools to those at the base level to be able to interact and communicate their heritage in a connected way. It's very nice to be part of a project that is looking to bring people together when at the moment politics and many places are looking to become insular and segregate themselves. So I'm very happy to be part of this project that is looking to create relationships rather than destroy them. And then the database can, for me personally, would be a great back end to the front end visualization that I do on a daily basis. It would be great to be able to connect the digital back to the actual entries themselves through things like the web tools that I work on and also the visualizations. Tanti concetti in questa. Vabbè, volevamo fare un riassunto di perché crediamo che la blockchain possa aiutare archeologi come noi, non solo come Grant ma anche come me. Un po' per i motivi in cui potete immaginare, quindi i dati possono andare persi per una miriade di motivi, quindi possono essere non solo, non so, pensiamo a un'alluvione, una guerra, una distruzione, archivi che vengono mossi da una parte dall'altra e vengono magicamente persi, relocati in una posizione sbagliata che è impossibile da risalire, ma anche tutte queste informazioni che non vengono registrate in alcun modo, che ci portano poi a creare il modello finale in 3D o l'interpretazione finale. Un altro esempio potrebbe essere tutta quell'archeologia che è nascosta nei musei, e per nascosta diciamo è non esposta nei musei. Quindi Grant al momento sta lavorando con l'Ashmolean Museum in Oxford, e l'80% delle loro collezioni non è accessibile al pubblico, quindi è nei magazzini, quindi nessuno li può vedere. E spostare da un magazzino all'altro richiede una quantità di denari e di fondi inestimabile, quindi al momento non sono accessibili. E quindi qui è dove la blockchain potrebbe aiutarci, quindi rendere accessibile quello che al momento è inaccessibile. In più la comunicazione attraverso la blockchain potrebbe anche aprire
aree dei beni culturali che al momento non sono aperte a tutto il pubblico, ma sono aperte che bisogna rispettare. Cioè, al momento è un po' come si dice in Inghilterra, up in the air, è un po' così, è un po' a cielo aperto, non ci sono, ci sono regole ma non per tutti, ci sono indicazioni generali, quindi pensiamo anche alle indicazioni generali dell'UNESCO, ma non tutti li seguono, quindi avere una serie di regole che tutti devono seguire, rispettare, ci potrebbe sicuramente aiutare. Inoltre ci permette anche di comunicare i beni culturali a persone che solitamente non hanno accesso ai beni culturali, che non è solo persone che non possono andare in un luogo, che può essere perché fisicamente non hanno i soldi, non è inaccessibile, perché è in una posizione remota o perché non sono accessibili per diverse condizioni, non ci sono le scale, non ci sono gli ascensori, non ci sono le rampe, quindi aprire i beni culturali un po' a tutti. E quello che diceva che è contentissimo di far parte di un progetto in cui lo scopo principale è unire le persone, non dividerle, soprattutto in un momento, nel momento come questo, dove tutti cercano di costruire e dividere la gente in piccoli gruppi e piccole entità separate, quindi è bello vedere la comunità che finalmente cerca di ritornare insieme. In più che il database che poi verrà costruito ci possa aiutare anche alla visualizzazione, quindi ci aiuti come supporto a tutto quello che noi produciamo visivamente. E qui inizia la mia parte, e io da brava italiana ho voluto citare Alberto Angela, che ha detto in un'ultima intervista una cosa geniale, credo. E lui dice: credo che sia importante far vedere a tutti dal notaio all'idraulico la ricchezza che sta nella conoscenza. Quindi noi diamo cibo per la mente, quindi quello che fa lui agli archeologi, parlando di archeologia, aprendo zone come queste, diamo proprio a tutti cibo per la mente. Più c'è conoscenza, più c'è equilibrio, saggezza e tolleranza. E credo che questa sia una delle frasi più attuali che dovremmo sempre ricordare, quindi la conoscenza è la chiave di tutto, quindi il non sapere, purtroppo, l'ignoranza del non sapere e non riconoscere che è un problema. La prossima. Quindi la mia area di studio, quella in cui mi batto di più, è praticamente partire dalle aree dove tutti impariamo, quindi dalle scuole, quindi andare un po' indietro all'educazione, che non è l'educazione sociale, l'educazione civile, l'educazione ai beni culturali, che è un po' diverso. Quindi quello in cui mi interesso è cercare di parlare di beni culturali e parlare di siti archeologici, ma pensando sempre all'identità culturale. Quindi io vado al momento nelle scuole italiane e inglesi, parlando di romani, partendo dal Portus, che è il porto di Traiano a Fiumicino, che è un posto che non tutti gli italiani conoscono perché sfortunatamente non è aperto al pubblico. E c'è un'azione popolare della comunità locale che si sta cercando di contattare il governo per creare un parco archeologico che è un po' simile a quello che sta succedendo qua con tutte le aree di Riccarditello, e quindi recuperare l'area locale, però è più legata al paesaggio e l'archeologia in un'area un po' più ristretta. Quindi quello che faccio io è cercare di partire dal contesto romano come per dare una motivazione agli studenti a cercare quello che c'è nella loro comunità locale. Quindi quello che ho costruito è praticamente una pagina web interattiva dove raccolgo tutte le cose che sono state scritte, pubblicate, sono disponibili online apertamente a tutti, che riguardano il sito. Quindi parliamo dai tour, che possono essere tour virtuali, che possono essere fatti in modo virtuale, ma anche andando con l'applicazione nel territorio e vedere. Parliamo di comunque traduzioni dall'inglese, all'italiano e francese. Prossimo slide. Ovviamente c'è un'animazione, ma col PDF non funziona, e quindi racchiudo cose come video, immagini, a cui tutta la comunità può contribuire. Quindi la comunità può creare video, può creare, prendere fotografie, creare modelli 3D, mettere alla disposizione delle scuole, degli studenti, della comunità. Quindi tutto il materiale che poi viene ricostruito, viene raggruppato e viene rimesso a disposizione della comunità per essere rielaborato. E quindi l'idea è di partire dalle scuole per
per farli tornare vicino al loro territorio, fargli capire quanto è importante l'identità culturale e fargli capire quanto sapere da dove veniamo ci possa aiutare nel futuro, non solo a prendere decisioni ma anche a rispettare il posto in cui viviamo. Quindi l'idea della blockchain in questo caso è, in questo momento ovviamente io mi baso su cose che sono contenuti su server locali, quindi non so, l'università di Southampton che ha fatto alcuni video, può essere Flickr che ha le immagini online, quindi io mi baso ovviamente su quello che c'è in altri siti disponibili. Quindi come la blockchain qua può entrare in gioco è mettere a disposizione, fare sì che tutte queste informazioni poi siano a disposizione per sempre. Quindi metterle lì in modo che vengano protetti, che siano a disposizione ma che non dipendano da una persona terza, che se domani decide di togliere la foto, decide di oscurare il sito, decide di chiudere il sito, impedisce l'accesso alle informazioni alle generazioni future, a tutti quelli che vogliono vederlo. Prossimo. Quindi la nostra visione per l'archeologia, che qua è un po' più distante solo da avere un registro dei reperti e dei beni archeologici, la pensiamo un po' più in grande. Quindi non è solo la protezione e la registrazione di tutti questi dati culturali e archeologici, quindi non solo l'archeologia, ma creare un modello in cui i dati sono accessibili anche a vari livelli di accesso. Cioè ci sono dati, quindi lavorando con le comunità, come ad esempio le comunità aborigene australiane, ci sono alcuni dati che sono protetti da è una protezione culturale più che privata. Quindi ci sono ad esempio dati in alcuni siti che sono aperti solo ai bambini in età pre-scolastica, agli uomini sposati, e quindi non sono proprio accessi aperti a tutti. Quindi avere i dati buttati o registrati aperti tutto sarebbe un torto all'identità culturale della popolazione. Quindi l'idea era comunque di creare un qualcosa che sia sì averlo aperto tutto, ma in rispetto anche dell'identità culturale privata. E in quel caso è diverso dalla proprietà del bene, che è una cosa separata, quindi è giusto per rispettare un po' tutti. Un archivio che sia lì per tutti i ricercatori, quindi tante cose che facciamo in archeologia non sono solo io faccio la mia ricerca ed è finita lì, ma prendo la ricerca di qualcun altro e la porto ad un livello successivo. Quindi avere i dati a disposizione in maniera aperta a tutti permette l'avanzamento della materia in un modo un po' più veloce. In più pensiamo che sì, sia un modo per aprire tutti i dati alla comunità, quindi dare indietro alla comunità i dati che magari si sono dimenticati di avere o che non sapevano di avere o che sicuramente vorranno conoscere o a cui non hanno accesso, e di offrire praticamente la blockchain ha questa potenzialità di offrire un nuovo modo di finanziare questi piccoli progetti. Quindi lo vediamo anche come un modo di coinvolgere persone che normalmente non sono coinvolte nei progetti archeologici, nel finanziamento, nella protezione, perché se tutti investiamo un pochino, siamo un po' più consapevoli e magari proteggiamo anche un po' meglio i nostri beni culturali. Quindi più siamo coinvolti, non solo mentalmente, un po' anche economicamente, in più ci aiuta a progredire la materia, ma anche un po' a rispettare quello che abbiamo. E in più una delle cose che è stata menzionata in uno degli articoli che è stato pubblicato dal Guardian era anche la tracciabilità dei dati dei materiali archeologici. Quindi se noi pensiamo ai reperti che sono rubati, che sono depredati, che sono rivenduti nel mercato nero, quindi la blockchain ci permette di collegare quello che è fisico con quello che è digitale. Quindi se noi abbiamo un modello 3D di un oggetto, come possiamo collegarlo? Beh, la blockchain ci permette di dire che questa cosa fisica è uguale a quella cosa digitale e questa informazione è lì per tutti. Quindi è come si collega la fisicalità con il digitale, quindi ci crediamo, noi ci crediamo tanto.
ne abbiamo parlato un po' tutti i musei, principalmente al momento in Inghilterra, tanto in Inghilterra, in America e a livello internazionale. Siamo qua oggi per parlarne con tutti quelli che sono qua. Se c'è qualsiasi cosa in cui possiamo aiutare da archeologi, qualsiasi domanda che avete. What the reason in Italy? What the reason in Italy? What the reason in England? Many things. Yes, I don't know. Not as many as here. I don't believe. No, qua c'è il problema non di questa regione, il problema dell'Italia è che abbiamo così tante cose che ci dimentichiamo di avere e che dovremmo essere fieri di avere e andare in giro a parlarne a tutti. Perché in Inghilterra ci sono pochissime cose e da un pezzettino, un frammento, costruiscono un museo. Noi abbiamo un museo a cielo aperto e non lo diciamo a nessuno. Non lo diciamo a nessuno. Quindi la blockchain ci permette di dire abbiamo cose, abbiamo professionalità, abbiamo materiale, abbiamo storia ed è quello che dobbiamo credere, di cui dobbiamo parlare. Quindi più parliamo di questo, più gente saprà e sarà consapevole, speriamo. Di Nicola, che è un avvocato, lui si occupa del cyber security e di sicurezza dei dati. Il suo intervento è molto importante perché va a chiudere il famoso cerchio del nostro incontro, proprio per lasciarci ovviamente con tanti interrogativi, perché parecchi di noi andranno a casa con tanti interrogativi nella testa. Però è importante aver suscitato in voi interesse in tutto ciò. Vi passo immediatamente il microfono al microfono ci vuole lasciare, no? Eccolo qua. Un applauso a Nicola che viene da fuori. Ecco qua. Buonasera a tutti, permettetemi inizialmente un ringraziamento in prima battuta al collega Pierluigi Basile, perché è stato lui che mi ha messo in contatto con Martino e comunque grazie a Martino per il coinvolgimento intervento di questa sera. Sì, più vicino, perfetto, grazie. Qualche minuto che si collega il mio dispositivo. Io farò un intervento, spero non molto lungo, perché l'umidità si sente e probabilmente anche la stanchezza. Eccoci qua. Vai. Io ho una slide. No. Sì, questa è l'unica slide in inglese, perdonatemi, è una breve descrizione del mio profilo per far capire a tutti quanti di che cosa mi occupo. Sono un avvocato e da diversi anni seguo i nuovi fenomeni della rete e ho iniziato a studiare da un po' il fenomeno della blockchain. Sulla blockchain non mi dilungo perché hanno già parlato all'inizio e quindi non vi dico nulla di più, perché poi ci saranno delle slide che spiegheranno forse qualche concetto in più. Vai. I punti del mio intervento sono questi. La blockchain in realtà si inserisce in un contesto che è noto come Internet of Things, Internet degli oggetti. L'internet degli oggetti sono sostanzialmente tutti quei sistemi che dialogano tra di loro, si scambiano informazioni. Chi ha uno smartphone sicuramente è un internet of people, è una persona che interagisce, fa interagire le macchine, si parla di machine to machine, macchine che si parlano tra di loro. I punti che io andrò a trattare, questo intervento, faccio una premessa, non è un intervento scientifico, quindi è un intervento flash, vi lancerò soltanto degli spunti perché ci vuole molto tempo per approfondire queste tematiche. Comunque l'ecosistema IoT, la blockchain, l'identità digitale, l'electronic identification, data protection, protezione dei dati personali e la privacy. Vai. Questa è una slide che mi piace molto perché l'Internet of Things, che è un ecosistema all'interno del quale si va a collocare la blockchain, è rappresentato da questo fenomeno.
Avete mai sentito parlare di i cosiddetti oggetti parlanti? Il frigo dice al proprietario: ricordati di comprare il latte, perché è un frigorifero con un sistema particolare che riesce a capire quando il cibo contenuto all'interno o diventa variato oppure quando diminuisce la quantità. Bellissimo! Ma in termini di sicurezza informatica, che cosa succede? Negli Stati Uniti è stata intercettata una comunicazione di un frigo che comunicava al suo proprietario determinate informazioni, e quando l'hacker si è accorto che la comunicazione aumentava, quindi venivano inviate parecchie informazioni, parecchie richieste, o quando la comunicazione si abbassava, evidentemente nell'appartamento non c'era nessuno e quindi sono andati a rubare a casa. Quindi sistemi bellissimi, utilissimi, ma attenzione alla cyber security. Vai. Ma noi parliamo di IoT, di Internet of Things, blockchain, ma non ci siamo mai posti il problema di come devono essere trattati i dati personali. Il problema è serio, anche perché, come vedrete fra poco, dal 25 maggio del 2018 sarà applicabile il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che riforma la normativa comunitaria in materia appunto di protezione dei dati personali. Ci sono grosse novità. Vai avanti. È fondamentale capire questi concetti. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea disciplina ai due articoli 7 e 8 due concetti che molto spesso noi confondiamo, e sono i concetti di privacy, di riservatezza, e di protezione dei dati personali, data protection. Molto spesso si fa confusione e si parla di privacy identificandola con la data protection. Sono due concetti assolutamente differenti e sono due diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi, se noi parliamo di protezione dei dati personali e parliamo di privacy o di riservatezza, parliamo di due diritti che hanno una collocazione giuridica molto alta, perché sono dei diritti fondamentali. Vai avanti. Dal 25 maggio del 2018 sarà applicabile questo regolamento, noto come GDPR, perché è l'acronimo di General Data Protection Regulation, e cambierà l'approccio normativo alla protezione dei dati personali. Vai avanti. Alcune informazioni, queste sono delle definizioni contenute dal regolamento, ve la lascio così questa slide perché queste definizioni sono contenute nell'articolo 4 del regolamento e chiariscono alcune informazioni: che cosa si intende per dato personale, che cosa si intende per trattamento, che cos'è la profilazione, perché per la prima volta viene scritto che cosa vuol dire profilazione. Chi è il titolare del trattamento e chi è il responsabile, perché vengono identificate delle nuove figure giuridiche. La profilazione, attenzione, perché è un argomento importante e ci serve poi per approfondire tematiche sulla blockchain. Vai avanti. Un concetto molto importante è questo: sì, molto spesso si parla di security o di cyber security, e anche nell'ambiente della blockchain, noti scienziati, noti accademici hanno rilasciato, scritto dei paper dove descrivono, si accorgono che c'è un problema legato alla privacy. Perché privacy? Perché il principale punto riconosciuto nel mondo, da parte degli Stati Uniti, dove c'è stato maggior fermento, negli Stati Uniti non parlano tanto di data protection, parlano di privacy. Satoshi Nakamoto, che è uno pseudonimo del soggetto che ha inventato questa blockchain col Bitcoin, nel suo paper dice: esistono dei problemi di privacy, ma come li affrontiamo? Li affrontiamo alzando i livelli di sicurezza informatica. Che cosa succede? Succede che nei paper successivi altri accademici hanno detto: sappiamo che ci sono dei problemi di privacy, li affrontiamo alzando i livelli di sicurezza, e quindi giù con algoritmi che fanno alzare questi livelli di sicurezza, livelli di encryption, quindi livelli di criptazione dei dati molto molto alti, ma con un piccolo particolare: security è diverso da privacy. Io posso essere
security possa essere un Fortnox blindato, se è possibile in informatica parlare di sicurezza assoluta, perché non è possibile parlare di sicurezza assoluta in informatica, ma non è detto che io sia security compliant e sia anche privacy compliant. Non è vero niente. Io posso essere security compliant, ma non lo sarò privacy compliant. Quindi questi due concetti sono due concetti che esprimono una diversità, non sono convergenti. Questo vuol dire che io, in un approccio verso queste tematiche, devo guardarli entrambi, devo capire se sono security compliant, ma devo preoccuparmi anche dell'aspetto privacy o data protection. Questo è uno scenario che descrive sostanzialmente l'ecosistema IoT, la blockchain, senza alcun riferimento alla protezione dei dati personali. Vedete, sopra c'è scritto privacy / data protection, perché non voglio che si confondano i concetti, sono due concetti differenti, li ho sintetizzati così. Abbiamo un ecosistema IoT, abbiamo un argomento che è fondamentale, big data, non vi sto a parlare di questo. Abbiamo all'interno dell'ecosistema IoT la blockchain e abbiamo la blockchain as a service. Che vuol dire blockchain as a service? La blockchain di per sé non potrebbe non significare assolutamente niente. Intanto abbiamo una blockchain perché la blockchain eroga un servizio. La blockchain CAPU eroga un servizio, così come altri tipi di blockchain che possono essere realizzate per erogare dei servizi agli utenti finali. Abbiamo diverse applicazioni dell'ecosistema IoT e vedete che poi c'è un punto che riguarda la security. Quindi la preoccupazione principale di tutti è: occupiamoci degli aspetti di security. Siamo sicuri? Siamo a posto? No, vai avanti. Vi hanno parlato della blockchain, ho cercato di fare uno schema che sintetizzi questo concetto. La blockchain è rappresentata appunto è una catena di blocchi, blockchain significa catena di blocchi, quindi abbiamo diversi blocchi concatenati tra di loro. Un blocco è strettamente dipendente dal blocco precedente. Solitamente in ogni blocco sono inserite queste informazioni che si chiamano header, sono delle informazioni che vengono registrate in ogni blocco. La versione, l'impronta di hash, che è una parolaccia, ma significa soltanto che è una stringa risultante da un algoritmo che timbra sostanzialmente, diciamo così, il blocco. Quindi nel blocco 2 io troverò l'impronta di hash del blocco 1 numero 1 e così via di seguito. Il timestamp, cioè la validazione temporale, la difficoltà, il nonce, che è praticamente un elemento fondamentale all'interno della blockchain. Tenuto conto di questo schema, cercheremo di capire che cosa succede a livello di protezione dei dati personali. Vai! Se abbiamo questo sistema di IoT e la blockchain, quali sono le applicazioni? Avete sentito parlare di smart contracts? Non sono i contratti intelligenti, nel senso, oggi questo fenomeno smart è molto diffuso, si parla di smart grid, di reti intelligenti, si parla di smart contracts, si parla di smart city, si parla di tutti i fenomeni smart. Gli smart contracts non sono dei contratti automatizzati, sono degli automatismi all'interno di una blockchain. Ipotizziamo per esempio che una compagnia di assicurazioni debba pagare un certo importo al verificarsi di una determinata condizione, per cui che cosa succede? Viene impostata la condizione e quando si verifica la condizione automaticamente il sistema completa l'operazione. Questo è uno dei fenomeni smart contracts. La domotica è sempre più diffuso negli appartamenti, ci sono automatismi, blockchain nella proprietà immobiliare, vengono creati i cosiddetti registri delle proprietà, un fenomeno pochi giorni fa i notai hanno creato la prima blockchain notarile. Fenomeni connessi alla salute, perché per esempio nel caso di prima del frigo parlante, immaginate che il proprietario del frigo sia un celiaco, una persona che abbia dei problemi di salute e quindi obbligato a mangiare determinati cibi. L'intercettazione delle comunicazioni rivela dati sensibili. E poi
la lista è lunga perché ci sono tante applicazioni. Vai. Allora, quali sono i principali rischi nella blockchain e l'IoT? Rilevazione o identificazione di informazioni personali, la profilazione, quindi immaginate per esempio, non vi siete mai resi conto di quando andate a vedere qualche prodotto su Amazon, vedete un libro di giardinaggio e poi andate su Facebook, paf, e vi compare il riquadro di Amazon che vi propone un libro di giardinaggio, oppure ritornate sul sito di Amazon e dite, ma com'è possibile? Io sono venuto una sola volta, Amazon mi riconosce e mi propone un'altra volta un libro di giardinaggio. Allora, questa si chiama behavioral advertising, pubblicità comportamentale, viene fatta attraverso dei cookies che vengono installati sulla macchina, il sistema riconosce e vi propone quello che io ho già visto. Geolocalizzazione, abbiamo gli smartphone, facciamo una foto, dovete sapere che all'interno delle immagini vengono salvati dei dati EDIF che indicano esattamente la posizione dove è stata scattata la foto. Oggi ho fatto delle foto qua, probabilmente se la metto a disposizione del pubblico su Facebook da qualche parte, qualcuno che ha, diciamo, interesse a guardare con attenzione la fotografia probabilmente riesce ad individuare i dati EDIF all'interno dei quali c'è l'indicazione della latitudine e longitudine, della geolocalizzazione dove è stata scattata la foto. Responsabilità per la violazione dei dati personali. Allora, il nuovo regolamento prevede un'ipotesi di data breach notification, cioè ogni volta che un soggetto subirà una violazione di dati personali sarà obbligato, dice il regolamento, a seconda dei casi, ma comunque entro 72 ore, a comunicare all'autorità garante di aver subito una violazione di dati personali. Tutti quanti immaginano che la violazione di dati personali possa essere quella legata ad un attacco hacker. Un attimo solo che devo ripristinare. Soltanto con l'attacco hacker, perché è sufficiente che anche all'interno di un'organizzazione un soggetto inserisca una chiavetta USB che danneggi il sistema e ci sia una perdita di dati, anche quella è una violazione di dati personali. Vai avanti. Allora, l'approccio corretto quale dovrebbe essere? L'approccio corretto è quello di rispettare il principio della cosiddetta data protection by design and by default. Che cosa vuol dire? Vuol dire che by design vuol dire dalla progettazione, pertanto ogni volta che si mette su un progetto, che sia un progetto concettuale, sia un progetto tecnico, sia un progetto strutturale, dal momento della progettazione bisogna pensare a come questo progetto possa essere compliance con la privacy. Se noi utilizziamo questo metodo che io ho identificato come Data Protection Management System, è esattamente, faccio un'analisi del contesto, faccio un'analisi del trattamento dei dati personali dell'organizzazione, faccio un'analisi dell'organizzazione, mi guardo quali sono gli obblighi del GDPR, delle norme su Data Protection, vado a vedere la gestione dei rischi all'interno dell'organizzazione, metto in piedi quelli che sono gli adempimenti necessari, se rispetto questo approccio io sarò privacy compliant, privacy impropriamente sarò data protection compliant. Vai avanti. Ed ecco che con questo approccio cambia lo scenario, perché mentre prima questo riquadro non c'era, adesso con l'approccio privacy by design o data protection by design sarò privacy compliant, probabilmente sarò anche security compliant. Vai avanti. Ma le domande che ci dobbiamo porre in una blockchain sono queste. Secondo il GDPR, che poi sarà la normativa che saremo obbligati a rispettare, perché peraltro sono nascoste, cioè sono in possesso degli alti vertici, le modifiche al codice privacy nazionale, il nostro codice privacy italiano, il decreto legislativo 196/2003, dovrà essere necessariamente modificato in funzione del regolamento europeo, perché per il principio di gerarchia delle fonti prevale il regolamento sulla normativa nazionale e quindi noi ci dobbiamo adeguare e quindi andiamo a vedere quali sono le prescrizioni del regolamento. Ci dobbiamo domandare, secondo il GDPR, chi è il titolare del trattamento in una blockchain? Chi sarà il titolare del trattamento?
L'interessato, cioè il titolare del nodo della blockchain, può essere al contempo proprietario e titolare del trattamento? Sicuramente no, perché io non posso essere titolare del trattamento dei miei stessi dati. Riguardo al consenso, se parliamo di dati sensibili dove il consenso è obbligatorio, come la mettiamo in una blockchain? Riguardo alla responsabilità per violazione dei dati, se ipoteticamente, come è accaduto, ci sono state violazioni di blockchain, chi ne risponde e come vengono gestite queste situazioni? Questi sono degli interrogativi molto molto seri che molto spesso ai quali molto spesso non si presta l'adeguata attenzione, perché si guarda più all'aspetto security. Vado a rinforzare tutte le misure di sicurezza per rendermi inattaccabile, ma ci sono dei profili giuridici che devono essere comunque verificati. Avanti. Un'applicazione della blockchain molto molto importante, che risolverebbe molti problemi, è quella della identificazione dei soggetti, perché se io metto in piedi una blockchain all'interno della quale sono inseriti i dati personali di ciascun soggetto che viene identificato, immaginate che esiste un insieme di un gruppo di finanziari e banche che ha necessità di identificare Nicola Fabiano diverse volte. Devono oggi chiedere a me diverse volte il documento d'identità per identificarmi. Con una blockchain io vado a registrare all'interno del blocco la mia identità personale, la mia electronic identity, e io non ci sarà più bisogno di esibire il documento tutte le volte che me lo chiedono, perché semplicemente interrogando la blockchain sapranno chi sono, e lo sapranno con certezza, perché se rispettiamo la struttura della blockchain i dati non saranno modificabili e quindi sarà certo che io sono veramente io. Quindi, e concludo, è possibile affrontare le questioni legate al trattamento dei dati personali se utilizziamo un approccio giuridicamente corretto, e in particolare se utilizziamo questo approccio in prima battuta, data protection by design and by default, ma non è l'unica, ve lo dico subito, l'unico rimedio. E perché io ho scritto diverso tempo fa, auspicavo un framework mondiale, quindi un impianto normativo mondiale che potesse contenere i principi generali in materia di protezione dei dati personali, valido per tutto il mondo. Questa mia idea in parte è contenuta nel regolamento, perché il regolamento dimostra che è possibile armonizzare le normative europee, quantomeno per l'aspetto dei principi generali. Poi all'interno di ogni Stato si farà i suoi dettagli. Il nostro codice privacy è fatto molto bene rispetto a quello degli altri paesi, per cui sarà necessario un adeguamento. In sintesi, vi lascio con queste conclusioni, e sono a disposizione per eventuali domande. Perdonatemi per il tempo che ci ho fatto perdere. Vi ringrazio. Se qualcuno vuole seguirmi sui social, io sono Nick Fab. Ringraziare questo signore che è seduto qui in prima fila. Vieni. No, Giorgio, vieni. Lui praticamente è l'ideatore insieme a me. Ci sono altri componenti del team, c'è Alessandro, c'è Giovanni, che è il DevCo. Però lui in particolare, perché l'immagine di Capu, i colori che vedete, il simbolo, il white paper che sta sull'ottavolino, tutto quello che vedete, cioè il vestito, che poi senza vestito non si va da nessuna parte, l'immagine stessa, cioè la pelle d'osso. Ecco, ci vogliono boicottare. Quindi ci vogliono boicottare. La pelle d'osso, cioè le ossa e la pelle di Capu, è opera di questo signore che si chiama Giorgio Isola. Lui fa il web design, fa il grafico, lavora a Milano e penso che sia uno dei massimi esperti a livello di grafica. Non voglio esagerare, penso in Italia, perché veramente ha avuto complimenti a livello mondiale, perché Capu ha girato il mondo, meno in Italia, più nel mondo. Vi ringrazio, c'è il buffet che vi aspetta, ce n'è tanto perché è per 80 persone, perciò mangiate per due, perché grazie, buona serata.